Prende la parola il Presidente della Repubblica. Eccellentissimo Decano, signore e signori ambasciatori, signore e signori. La ringrazio, signor Decano, per i calorosi auguri che a nome dell'intero corpo diplomatico ha voluto rivolgermi e che ricambio con altrettanto calore. Grazie anche per aver voluto immedesimarsi nelle difficoltà e nelle fatiche di chi è stato chiamato, senza averlo ricercato, ad esercitare un secondo mandato presidenziale. Ella, signor Decano, qualifica il servizio che mi sto sforzando di rendere al Paese con elevate espressioni di cui ho ben colto lo spirito. Il maggiore esercizio di pazienza e speranza è tuttavia quello delle centinaia di migliaia, dei milioni di giovani che in Europa e specialmente nei paesi più colpiti dalla crisi e in Italia non riescono ad inserirsi nel mondo del lavoro e vedono passare inutilmente, schiacciati sul presente, come ha detto Papa Francesco, quegli anni che dovrebbero essere essenziali per la costruzione della loro identità professionale, della loro autonomia personale, delle loro nuove famiglie. E a loro credo che l'Unione Europea deve maggiormente pensare e alle loro attese che va data oggi una priorità assoluta. Lo scorso anno pronunciai in questa stessa occasione un discorso che per me costituiva una sorta di congedo e di bilancio del settennato per quel che riguardava la politica estera e l'azione dell'Italia in campo internazionale. L'imprevisto sviluppo degli eventi ha fatto sì che oggi mi trovi nuovamente a ricevere gli auguri vostri come corpo diplomatico accreditato presso il Quirinale. Un insieme di capi missione, donne e uomini, rappresentanti di paesi e di organizzazioni internazionali che seguono e leggono gli avvenimenti italiani attraverso il prisma dei più ampi sviluppi della politica europea e della crisi che ancora attanaglia tanti paesi dell'Unione. Questo incontro con voi presso il Quirinale non ha d'altra parte mai rappresentato solo un'occasione, peraltro graditissima, per uno scambio degli auguri di fine anno. È stata ed è ancor più oggi un'opportunità per condividere con voi qualche sguardo sull'Italia e qualche considerazione sui problemi che ci poniamo alla vigilia dell'inizio del nuovo anno. L'Italia, i suoi cittadini, le sue forze politiche sono protesi nello sforzo di superamento di una fase difficile e sofferta, che non ha però mancato di rafforzare la convinzione in una parte sempre più larga dell'opinione pubblica che tra i doveri delle istituzioni vi sia quello di garantire alla nazione stabilità politica e governabilità. Pochi ormai dubitano che nel rispetto rigoroso dei principi sanciti dalla Costituzione si debba porre fine a quella fragilità endemica che ha caratterizzato in passato le sorti di troppi governi, impedendo loro di rispondere con piena efficacia e, aggiungo, con un'adeguata visione strategica alle sfide poste al Paese dal sempre mutevole contesto internazionale. Il risultato di un'indispensabile maggiore continuità ed efficacia nell'azione di governo e nel circuito governo-parlamento è realizzabile solo attraverso modifiche da tempo delineate ma finora mai giunte all'approvazione conclusiva del Parlamento dell'ordinamento della Repubblica, quale fu sancito 66 anni fa nella seconda parte della nostra Costituzione. Si tratta di un disegno di riforme istituzionali che ho proprio ieri chiamato tutte le forze politiche di maggioranza e di opposizione a discutere e definire nei prossimi mesi. L'apporto responsabile e costruttivo dell'Italia alla comunità internazionale non potrà che uscirne anch'esso rafforzato nello spirito della nostra Carta fondamentale. Ricordo in questo senso la rilevanza dell'articolo 11
della Carta cui ha corrisposto lo sforzo della nazione per recuperare, dopo la tragica esperienza della propria guerra, della Seconda Guerra Mondiale, una posizione di spicco nella comunità internazionale attraverso la costruzione dell'architettura comunitaria ed atlantica e l'ingresso nelle Nazioni Unite. È difficile però negare che proprio il processo di integrazione europea viva adesso uno dei momenti più complessi e contraddittori della sua storia. Alimentati dalla insoddisfazione generata dalla crisi economica, che ha le sue origini nella sregolata crescita della finanza mondiale, hanno guadagnato peso crescente posizioni di scetticismo e ostilità verso la costruzione europea. Hanno finito per emergere spinte populiste con connotati di velleitario ripiegamento su un orizzonte più ristretto e perfino di un anacronistico quanto pericoloso nazionalismo. E ciò anche negli Stati che hanno fatto dell'impulso alla costruzione europea il tratto distintivo e costante della loro storia recente. Non possiamo ignorare questo disagio, di cui sono responsabili anche gravi insufficienze e reticenze nel completamento dell'unione economica e monetaria dopo la nascita dell'euro. Stiamo operando negli anni più recenti per superare quei limiti e dobbiamo più in generale rilanciare, dandogli nuove motivazioni, il disegno europeo nella sua valenza ben più ampia di un angusto economicismo, rafforzando tutte le occasioni di dialogo, le iniziative di partecipazione e innanzitutto di informazione attorno alle problematiche dell'Unione Europea, a partire da quelle che riguardano l'attività del suo Parlamento. Abbiamo di fronte a noi momenti di grande delicatezza e prove decisive. Il 2014 sarà l'anno delle elezioni per il Parlamento europeo e sarà anche l'anno del semestre italiano di presidenza dell'Unione. Il nostro Paese intende affrontare questi due impegni con la consapevolezza che si tratta di momenti importanti per il percorso di integrazione europea e per il futuro dell'Italia. Un percorso che, dopo essersi prevalentemente concentrato in questi anni sul cammino obbligato della stabilizzazione fiscale e del rigore di bilancio, deve risolutamente imboccare la strada di politiche per l'occupazione e la crescita che possono rendere più evidenti le ragioni del nostro processo di integrazione, le esigenze ineludibili di una più stretta e solidale unità dell'Europa in un mondo i cui equilibri sono radicalmente cambiati. Siamo consapevoli che le sfide poste dall'economia globalizzata esigono innanzitutto una forte capacità innovativa e competitiva del nostro sistema economico e insieme una continua modernizzazione normativa, istituzionale ed amministrativa del Paese. Un serio sforzo è già stato avviato in questo senso, ma non poco resta da fare. L'Italia e innanzitutto il suo governo lavoreranno nel solco di un convinto impegno europeista e affronteranno senza indugio e risolutamente il cammino verso il semestre di presidenza dell'Unione, mirando a fare avanzare la grande prospettiva dell'Unione politica europea. Ci auguriamo che questo slancio concorra a un nuovo, più incisivo impegno comune. Non è solo concentrandosi sui suoi complessi problemi interni che l'Italia intende superare questa difficile fase storica. Ci proponiamo nello stesso tempo di costruire su solide fondamenta un'immagine internazionale del Paese più in linea con le sue potenzialità, il suo patrimonio ideale, culturale e naturale e i suoi inconfondibili talenti. La 10ª conferenza degli ambasciatori che si apre domani si intitola non a caso «L'Italia attrae il mondo». Non ci muove un mero spirito celebrativo, ma l'intento di rendere il nostro Paese ancora più competitivo e attrattivo, coinvolgendo e valorizzando in modo particolare quelle preziose risorse che sono le donne e gli uomini che lo rappresentano all'estero.
Iniziative come l'Expo 2015 di Milano, per la quale si sta lavorando allo scopo di assicurarvi un successo all'altezza delle aspettative, costituiscono segnali concreti della volontà del Paese di non limitarsi a superare una critica condizione finanziaria ed economica, ma di innovare, crescere, competere e valorizzare energie e risorse nuove. Un rinnovamento che intende anche valorizzare le tradizioni di storia e di cultura del Paese in un'ottica nuova, dinamica e condivisa, come è avvenuto per le celebrazioni del 150° anniversario dell'Unità Nazionale e come intendiamo fare nel quadro delle iniziative previste per il centenario della Grande Guerra, che segnò profondamente il Paese e la società italiana ed europea a pochi decenni dal compimento del processo di riunificazione nazionale dell'Italia. Il rinnovamento del nostro sistema Paese in un'Europa più integrata è un imperativo che le sfide del mondo globalizzato ci impongono tassativamente. In quest'ottica il processo di allargamento dell'Unione è un'ulteriore preziosa opportunità di dialogo, progresso e stabilità al fine di realizzare una piena unificazione del nostro continente. Potremo coglierla se sapremo continuare a mostrare alla comunità internazionale la forza del nostro esempio di integrazione, presupposto imprescindibile per rispondere autorevolmente ai mutamenti e alle sfide imposti dalla globalizzazione. Non posso non ricordare proprio a questo riguardo la tragica attualità del dramma migratorio che segna il Mediterraneo e che le tormentate vicende politiche di molti paesi dell'area alimentano più che mai. Risposte episodiche e circoscritte ad un problema endemico che interessa il continente tutto non sono più concepibili. È un nostro impegno preciso promuovere una strategia chiara, efficace e condivisa che miri a evitare il ripetersi di insopportabili sciagure come quella di Lampedusa, giustamente definita come una tragedia europea dai capi di Stato del gruppo di Arraiolos riunitisi recentemente a Cracovia. E ricordo l'operazione Mare Nostrum che l'Italia ha voluto avviare come risposta immediata a una responsabilità comune. Nell'attuale scenario mondiale, pur nelle difficoltà di una crisi che colpisce anche le potenze emergenti, i segnali di incoraggiamento non mancano. In due dei focolai di tensione più delicati del Medio Oriente e della più ampia regione che lo abbraccia, quelli della crisi siriana e del nucleare iraniano, un coinvolgimento responsabile dei principali attori internazionali ha finora permesso di raggiungere progressi significativi e creare le premesse per la speranza di una stabile pacificazione. E i passi avanti compiuti sono stati possibili anche grazie alla ritrovata unità del Consiglio di sicurezza dell'ONU a partire dagli Stati suoi membri permanenti. Analogo coinvolgimento appare più che mai necessario per giungere alla stabilizzazione della sponda sud del Mediterraneo, il cui travaglio di fronte alle conseguenze degli sconvolgimenti seguiti alle primavere arabe non può in alcun modo essere ignorato. Ci preoccupa in particolare, per comprensibili ragioni storiche e di prossimità geografica, la situazione in Libia, per la quale auspichiamo uno sforzo più convinto di tutte le componenti della società libica e dell'intera comunità internazionale al fine di garantire, nel pieno rispetto della legalità internazionale e della sovranità di quel Paese, la sua compiuta pacificazione. È senz'altro prematuro pensare, come si è spesso troppo semplicisticamente fatto, ad una svolta definitiva e rapida in scenari così complessi. Eppure sono convinto che casi come quelli appena menzionati dimostrino che la diplomazia del XXI secolo deve più che mai dosare
con efficacia crescente, pragmatismo e visione strategica. Due componenti che hanno costituito i tratti distintivi della nostra azione in diversi contesti, nei quali siamo certi che il contributo italiano continuerà ad essere di importanza cruciale. Lo testimoniano quei casi come il Libano, l'Afghanistan e lo sforzo che ci vede impegnati in prima linea nel contrasto alla pirateria dal Golfo di Aden all'Oceano Indiano, in cui la dedizione e la professionalità delle nostre forze armate sono parte integrante di una visione strategica che vede l'Italia operare intensamente per la pace e la sicurezza internazionale, delle quali sono parte importante la garanzia del pluralismo religioso e quindi in particolare della libertà e della vita delle comunità cristiane. È di tutta evidenza la necessità di dare risposte univoche sui grandi temi come la sostenibilità ambientale della crescita economica, la lotta al terrorismo, la reazione alle crisi umanitarie. Queste sfide non sempre hanno trovato soluzioni adeguate nei fori multilaterali esistenti ed è dunque necessario uno sforzo condiviso per affinare tali meccanismi con la consapevolezza che sono in corso mutamenti epocali e che se è un preciso dovere di ciascuno Stato garantire risposte efficaci ai propri cittadini, il loro benessere e la loro sicurezza sono sempre più indissolubilmente legati a quelli degli altri popoli. In questo spirito e con l'auspicio di concreti successi, per chi come voi è impegnato personalmente ad affrontare le prove che ci attendono, esprimo a voi tutti, alle vostre famiglie, ai paesi che rappresentate, i miei migliori auguri per il Natale e per il nuovo anno. Grazie.